un uomo venuto dal sud. Il prefetto Demetrio Misineo è venuto a Biella per affrontare situazioni diverse, ma simili. Nasciamo dalle stesse acque mediterranee, quindi siamo nella stessa stirpe. Come pensa che si vada a finire? La gente ha bisogno di punti di riferimento, ha bisogno di qualcuno in cui credere. Cerchiamo di tenere Biella come isola felice sotto questo profilo, quale è stata finora, e si fa di tutto, cercando anche la collaborazione dei cittadini, perché noi diciamo sempre che la sicurezza di un posto, soprattutto di fronte a queste aggressività che vengono da alcune organizzazioni criminali come la 'Ndrangheta e anche la mafia siciliana, si riesce in qualche maniera a mantenere quest'isola felice e sicura solo grazie ad una sicurezza partecipata dei cittadini che in qualche maniera ci avvertono di qualunque sospetto. Abbiamo avuto un episodio tempo fa di persone che hanno avuto una specie di aggressione in casa. Devo dire però che avendo visto fuori ci stava una BMW sospetta, era più giusto che telefonassero ai carabinieri o alla polizia per poter vedere chi era. Quindi noi cerchiamo sempre di dire in qualsiasi circostanza a tutti i cittadini: segnalateci tutto ciò che è sospetto, perché questo è importantissimo per la prevenzione e per la sicurezza, a cominciare di stesso cittadino che chiama. Allora, sotto il profilo della tutela personale, della sicurezza, siamo a posto. Invece su quella economica? È chiaro che per venire presso una piccola impresa e per venire fino a Biella si sa che ci sono strade non certo agevoli, non c'è una ferrovia elettrificata fino a Biella, non c'è un aeroporto con trasporto passeggeri. E allora è chiaro che mettere insieme domanda ed offerta è molto difficile, tant'è vero che stanno prendendo piede, e io sono molto favorevole, queste fiere in qualche maniera che fanno venire gli acquirenti da fuori, come c'è stata Milano Unica da poco, Idea Biella eccetera, sono delle occasioni nelle quali è più facile mettere insieme la domanda e l'offerta. Perché l'offerta è sempre di grande qualità anche se viene da una piccola impresa, ma la domanda chiaramente dobbiamo portarla noi. Io penso e spero che con l'autostrada che dovrebbe realizzarsi, questa pedemontana di qui a poco, dei charter per esempio che si potrebbero realizzare c'erano già stati. So che in passato c'erano già stati, sì. E non ci stavo. Sarebbero una cosa molto utile, soprattutto se ci sta un polo qui che possa attrarre molte persone per farle venire qua. Faccio un esempio, ne avevo parlato anche con qualcuno, anche importante del settore del tessile, per esempio facendo degli sconti di fabbrica, per cui diventa vantaggioso venire a Biella da Milano, da Torino o anche da Roma, perché no? Perché qui il tessile biellese, tra l'altro, io so che al di là di quelle che sono le marche qui conosciute, che fanno anche il vestito finale, è un tessuto che viene preso dai grandissimi marchi, dai grandissimi stilisti, che poi con quel tessuto fanno le loro sfilate, ma i più conosciuti nel mondo. Quindi è molto importante riuscire a portare l'acquirente, cioè quindi quella che è la domanda, dove c'è questa offerta così elevata come quella che il biellese offre. Mi auguro che questo discorso, che è stato rappresentato anche al Capo dello Stato, lì c'è la fotografia di quando è venuto, che si era impegnato anche personalmente a sostenere questa lotta contro l'isolamento del biellese, mi auguro che questa battaglia che si sta conducendo sia vinta al più presto, perché senza collegamenti adeguati è chiaro che il tessuto economico in un periodo di crisi è in particolare sofferenza. Da domani potrebbe cambiare qualcosa? Guardi, io sono ottimista sempre. Nella vita bisogna essere un pochettino ottimista, altrimenti la depressione prende il sopravvento e questo non va bene.
Io mi auguro che cambi sempre qualcosa in meglio. Noi prefetti, peraltro, per legge rappresentiamo lo Stato, certo, ma rappresentiamo anche il governo pro tempore e cioè siamo investiti della sicurezza pubblica come autorità provinciale. Nella mia vita ho avuto modo di rappresentare tanti governi, ho contato qualcosa come una ventina di ministri. E io sono prefetto da 11 anni, quindi in qualche maniera all'esperienza. Ho tanta esperienza, sì. Devo dire che da parte nostra c'è solo un obbligo imperativo, che è quello di essere leali, imparziali e rappresentare al meglio il governo che in quel momento è in carica. Certo. Per il resto si pensava che durante il terrorismo non se ne uscisse più. Sì. Ci sono stati momenti anche, io è stato un periodo che ho vissuto molto intensamente e un po' nel cuore del problema, e si pensava veramente che questo discorso diventava, di fronte a tanti lutti però oltretutto, quasi irrisolvibile, e poi alla fine si è risolto. Io penso che in questo momento ci sono tanti paesi europei che sono in sofferenza. È un dato di fatto che bisogna tenere presente e che bisogna risolvere.